Michela Cassani, rappresentante di un gruppo molto consistente di barcaioli qui a Giardininacqua. Ecco, come sta vivendo la crisi questo settore così importante anche per l'offerta turistica? Noi stiamo vivendo un problema reale e soprattutto non veniamo citati da nessuno, né i barcaioli turistici né tutto ciò che gira intorno. I barcaioli hanno un problema sia materiale perché le barche non possono essere messe in mare, sono di legno e quindi hanno dei danni. E non possono essere messe in mare perché, al contrario delle barche da pesca, loro hanno delle licenze turistiche e quindi, siccome sono nate come barche da escursioni, non hanno nemmeno la possibilità di poter mettere appunto le loro barche ancorate al porto. Quindi, oltre al danno che ci sarà per tutta la stagione, che effettivamente non esisterà, i barcaioli, coloro che fanno le escursioni in jeep, coloro che vendono questi servizi, quindi le biglietterie e tutto ciò che gira intorno, non sapranno come dovranno affrontare l'inverno che verrà, perché la stagione, con i confini chiusi, con la regione chiusa che non si sa nemmeno quando aprirà, il problema è reale. Non abbiamo la materia prima che sono i turisti, quindi ci domandiamo: dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo pagare le licenze, dobbiamo pagare gli affitti, ma noi a chi offriremo i nostri servizi? A chi? Non è quando, è a chi soprattutto il problema. E quindi ecco, volevamo evidenziare questa nostra problematica, sperando che qualcuno ci possa dare la possibilità di far sentire la nostra voce, perché ai Giardini ci sono solo di barcaioli una ventina di famiglie che vivono di questo, e quindi, se non ci sarà la stagione, davvero le escursioni non vengono fatte da un turismo di prossimità. E certo, magari nel mese d'agosto il turismo di prossimità aiuta, integra quello che è il turismo, ma non può essere fondamentale. Scusa, Sì. quali potrebbero essere le soluzioni che voi prospettate per questa stagione Allora, turistica? per questa stagione, ovviamente, se continueranno ad esserci i confini chiusi, abbiamo bisogno di degli aiuti, magari a fondo perduto o comunque degli aiuti per poter far fronte all'inverno. Però avevamo anche pensato che, siccome in Sicilia basta vedere il panorama, vedere il clima che abbiamo, forse si dovrebbe pensare di praticamente di allungare quella che è la stagione, perché la Sicilia non deve vivere solo di 5 mesi, può vivere tranquillamente di un turismo annuale come avvengono in altre località che non hanno niente di più rispetto a noi. Ma E quindi quindi le escursioni potrebbero essere fatte potrebbero essere anche. fatte anche in inverno. Certo, potremmo anche con l'Etna, ora parliamo di barcaioli, ma parliamo anche di altri tipi di escursioni. Quindi si dovrebbe sicuramente cercare di Allungare la stagione. allungare quella che è la stagione turistica e dare la possibilità ai barcaioli di mettere subito la barca al mare per evitare che abbiano ancora ulteriori danni alle loro imbarcazioni e E andare provare e avanti, andare cioè, e avanti. sperare che ci sia Ci non sia un solo il miglioramento. turismo di prossimità. E no, non ci basta. Il turismo di prossimità non può essere una soluzione per questa categoria. E anche perché oltre che le escursioni, ci sono anche i negozi che stanno aperti 6 mesi, solo 6 mesi, perché ovviamente d'inverno non hanno a chi vendere i loro prodotti. E se non ci sarà il turismo, come fanno ad arrivare al 2021 materialmente? Come possono fare a pagare gli affitti e le tasse non, saltando una stagione, facendo finta che una stagione non sia stata congelata? Abbiamo bisogno di aiuti reali e concreti. Le parole e gli slogan che sono state aperte alle escursioni naturalistiche non ci servono a nulla, servono aiuti reali, perché la vita è quella reale, non viviamo in uno show televisivo. Quindi vogliamo dare voce a queste famiglie che vivono lavorando solo 6 mesi l'anno e hanno bisogno di vivere anche il 2020.